Marco Giovanni soffrire? L'Inter è riuscito a prevalere con il solito colpo da campione nel 93. Sorride Simone Zani che supera Capello e Rifestra. Grandi, ha speso tantissime energie. A salute! La possibilità, come detto, all'Inter poi di trovare nei minuti di recupero quel gol con Antonio Martinez, però ha fatto molto bene, può uscire testata da questa partita ancora di Mazzarri, perché se sulla carta pensavamo che l'Inter potesse vincere questa partita, la squadra di Napoli ha fatto un'ottima sfumature e tutti i momenti caldi, intensi, emotivi e tecnici, alla fine compreso quello decisivo. A salute degli altri, che super spot. Passa anche il wifi, stabile per vediamo la premiazione, andiamo via, dai! Ma dove li fai i pochi? Guarda no. Fuori! 12 mesi, chiamaci allora qualche fai pochi? La premiazione per quanto fa la premiazione? No, 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 voglio vedere la premiazione. Ma prima mi avevi spari, no? E vai! Ma dove li fa? Abbiamo finito, ok? E Martina! Ciao! Se avessimo vinto con Bologna era meglio per il Coppa Italia. A mezzanotte. Dove hai fatto un video? Su YouTube? Su YouTube hai fatto un video? Chiamaci 241, vieni su Sky, con i negozi Sky.
Ma abbiamo vinto a Napoli, che te ne frega, che c'hai paura? La supercoppa di gara, che te ne frega? Che te ne frega? Era una coppa, 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 era La prima con la Juve, l'anno scorso con chi mi ha vinto? Due anni fa con la Juve. Prima con la Juve, poi con la Fiorentina. L'anno scorso con Milan, due anni fa con la Juve. La Fiorentina era no, no, due anni fa con la Juve. No, con la Juve era la Coppa Italia. No, no, Coppa era. E se c'è il costo la prima con la Juve a Milano. L'anno scorso con Milan, due anni fa con la Juve. Con la Juve a Milano. Con la Juve a Torino, in Molita Pegno, un anno. Per Coppa. Ma quest'ora non c'è un secondo tempo? In Italia? C'è un secondo tempo adesso? Non ci siamo abituati a finire le partite alle 9? Alle 10? Era pure il milione e mezzo tutti i giocatori delle partite. E vai! Oh, vai! E oh, vai! 8 milioni sono portati a casa, eh? E 8 milioni sono portati a casa. Matteo! Matteo! Quando finisce il passaggio? Prossimamente sul canale 5. Facci vedere se abbiamo messo forza. C'è lo schiumante dell'Inter, lo schiumante. È cominciata la partita, oh. Eccolo! Dopo ci facciamo una foto qua davanti, eh? Dai lume, dai lume. Mamma mia, che roba. Oh sì, non te lo mettere mai. Ce l'ha tutto, che io dopo. Che ne so. Alza l'uno, metti qui sopra. Martine, una borsa lì, non mi sentite questa sua borsa? Come fai a tenere io? C'è un Inter in festa, ci sono i giocatori, ci sono i tifosi, ma in questa serata non si può gioire del tutto. Non lo fa sicuramente il calcio italiano perché perde un uomo simbolo. No, facciamo lutto, no? L'attaccante... Facciamo lutto, come no? È vero, facciamo lutto. Della storia del nostro calcio. Perché come si intende che non c'è niente? Eh? Io. Un abbraccio. No, ma lì,
più ferro, quello più finito, quello delle valle europee, la maglia nazionale, europea, mondiale. Era un personaggio che quando ci parlava era talmente bello stargli vicino, perché ti trasmetteva una grandezza della sua esperienza. E poi era anche un uomo che faceva stare da solo, molte volte con noi si isolava anche, però se ne va via un grandissimo uomo, prima che uno dei più grandi calciatori, veramente una serata triste, una giornata triste per tutti noi che l'abbiamo conosciuta, con tutto il calcio italiano, veramente. Quanto dura sul filmato? Sei un bello fratello. Io all'inizio la ricattezza mi ha pensato come ricordare questa persona un solo fregato. Sì, straordinaria, ma... Ma che c'è, Fabio? Per come ha vissuto la professione e per l'attaccamento alla sua maglia e alla sua terra. Lui che ha scelto proprio Cagliari, ha scelto 60 gradi il rombo di tuorlo, è stato sovranazionale, lui era legato a Cagliari per sempre, ha rinunciato a tante opportunità, Juventus, Milan. Per rimanere lì, per essere quello che è stato. Cioè, oggi noi dopo 54 anni, parliamo del Riva degli anni 70, no? Era la nostra figurina, cioè, tutti, anche i più giovani sanno chi era Riva, cioè, a parte le caratteristiche tecniche, non possiamo discutere perché era già moderno allora, con questa famosa rosa di tuono, con questa bomba di sinistra incredibile, però è stato... Oggi si usa molto il termine iconico, no? Lui è veramente un'icona del calcio, non soltanto italiano. Ha vinto poco, ha vinto uno scudetto indimenticabile, però era un personaggio, diceva solamente un solitario, no? Un solitario che riusciva a essere addirittura capo delegazione della nazionale del 70. Tante le testimonianze che abbiamo raccolto anche a Riyadh, il suo ricordo, ma a Riyadh l'attualità ci porta al successo dei nerazzurri. Intanto saluto anche Graziano Cesari, perché poi con te dovremo andare a rivedere l'operato di Rapuano, che non ha convinto tutti, ha convinto però ancora una volta questo signore qui, come dicevamo, l'uomo simbolo proprio dell'Inter, il capitano. Eccola. Lautaro Martinez. Mentre la Supercoppa, il trofeo al suo ingresso in campo, per poi tra poco dare il via alla cerimonia d'apertura. Su queste immagini, intanto, Cristian Panucci, chiedo che vittoria è stata, sofferta. Sì, sofferta, l'Inter ha fatto la partita, però Napoli ha resistito, ha provato anche a controbattere. E poi è chiaro che l'episodio del 60esimo ha cambiato la partita. Quando gli vuoi? Ha battuto in una metà campo. Se arrivava, portiere lui. No, non l'ho visto, non l'ho fatto vedere bene. Mamma mia, che Napoli. Ha fatto quello che doveva fare. Quasi passando ai rigori, sarebbe stato un bel... No, ha preparato problemi di fuochi. Hanno pensato che sarebbe stato un bel problema. Non è stato trasformato. Ecchili. Prima loro si dovessero diventare... Il primo tempo pari. Anzi, Caraschene ha fatto un bel tiro, insomma, ha parato bene. Poi il secondo tempo l'Inter ha fatto un po' meglio, e poi in uno sport che si gioca con i piedi non si può dare una pedata. Onestamente, a me, sapete tutti che credo sia assurdo valutare quel fallo lì, ormai step on foot viene considerato un fallo quasi da espulsione, a mio avviso non è neanche da espulsione, ma quello vuole essere combinato in 30 metri indietro. Hanno raccontato la partita e ora ci racconteranno anche la premiazione. Ma Napoli non lo premia? Qua a Napoli? Grazie Monica, grazie a tutti, anche per il vostro toccante e ma bello davvero, omaggio a Gigi Riva, bel ricordo, è una leggenda del nostro calcio, del nostro sport, della città e di una nazione. Ecco il Napoli sul palco a ricevere la storia del resto, ma è un brasiliano.
Fisicamente starà bene, ma c'è il suo marito, fisicamente c'è una napoletana che la moglie c'è la famiglia, sembra che la storia dovrebbe essere proprio una siciliana, c'è un altro, abbiamo sentito Massimo Paganin un po' di considerazioni anche per il studio effettivamente fino all'espulsione di Simeone, soprattutto nel primo tempo c'era stato equilibrio, c'era stata quell'occasione di questa Paraschelia, insomma la squadra italiana, poi c'erano tentativi secondo te a quell'atteggiamento, o il Napoli ha fatto quello che doveva e poteva in 10, ha fatto tutto quello che poteva in 10. Molto a Carlo Iandri. La superiorità dell'inferiorità. Allora, l'Italia con la cosa ti ricordi, la Fiorentina se aveva finito la medaglia con la seguita a piano. Ma scusa, ma di cazzo da fare? Niente su pulite forse. È riuscito a sfruttare bene gli esterni, come detto, quella sovrapposizione da fare per Pavar che è stato, ha fatto un'ottima partita, comunque premiata da Sanchez, quando poi l'autore partita fa fare un altro rigore. Ha fatto quello che doveva in questa partita. È stato parecchio. All'inizio sembrava che l'Inter potesse essere nettamente avvantaggiata, invece è stata una partita equilibrata fino all'espulsione, poi dopo il vantaggio è stato troppo grande e si è concretizzato arrivato dopo il 90esimo, quindi il Napoli è stato bene in campo per ben oltre 90 minuti e ha pagato poi una piccola disattenzione sull'esterno, però ci può stare in una partita come questa, deve essere soddisfatto Mazzarri, credo dell'apprezzazione della sua squadra, perché l'ho vista ancora in crescita. Ma sottolineiamo anche che il Sanchi poi ha fatto tutto per vincere la partita nei tempi regolamentari, inserendo Sanchez alle spalle dei due attaccanti con grande spinta da parte di tutti e alla fine premiata. È arrivato adesso che abbia andando su fuori veglia su questa squadra lì vedi, sua eccellenza Badr Al-Khadi, presidente della Lega Serie A, anche finiti i nostri studiando le medaglie d'oro ai giocatori di sul palco poi ad alzare il trofeo ai giocatori del Napoli, quasi tutti credo, per quelli che ho visto via distanze anche ravvicinati, però hanno la medaglia d'argento al collo e questo è un gesto simbolico anche di sostanza, ai grandi, va sottolineato e apprezzato perché la loro prestazione è stata veramente al massimo possibile dei primi. Dai, dai. Bravo! In queste due partite di Supercoppa, ma ora è il momento di pronti, per Lautaro Martinez di alzare al cielo per la prima volta da capitano un trofeo. Non è il caso di togliere il rami nero azzurri dalla Supercoppa italiana che l'Inter conquista per la settima volta nella sua storia e per la terza volta consecutiva. Bravi! Spaccato il Milan, terza vittoria consecutiva avuto con l'ottavo trofeo complessivo, forse è stato dei nerazzurri, alzato al cielo dall'ottavo, poi da Di Marco, da tutti gli altri, il successo che l'Inter ha cercato voluto con grandissima forza di volontà, gli facciano una cagata, schierando praticamente tutti i migliori Massimo Paganin. Con l'Atletico Madrid venivo se lo chiamo così. L'Inter lo volesse come campo, come squadra, come staff tecnico, per alimentare ulteriormente la sua mentalità vincente. Guarda il rosso! È fondamentale, sai, vincere un trofeo
alimenta sicuramente da fiducia, autostima, sicurezza. Sì, signore, che posso dire cose? 10.000 euro. Facendo un percorso importante. 20.000, guardate, ha messo in campo gli 11 milioni che potessero essere messi in campo. 8, e poi, logicamente, 8 milioni, non si può pagare tutto il giocatore. Gestire la situazione e di trarre dalla superiorità numerica, perché poi alla fine erano in campo praticamente in tre attaccanti puri. Buon Andrano, Brasile, lo stai? Perciò l'Inter, con l'Italia, cercava di fare di tutto. Facciamo come lì, no? La parte del Napoli che... Se mi dico che Andrano facciamo... Una cosa un po' corta, così... Ma te, facciamo una foto qui? La facciamo tutti. Grazie Massimo Pagliarini a tutti. Aspetta, fammi... Facciamo una foto, aspetta. Ma arriviamo a portare spazio. Nella Supercoppa italiana, se non segna, grazie. 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 Grazie.